Ciao a tutte le persone che guardano questo mio video. Allora, oggi voglio salutare in maniera speciale a Cittadina che mi ha menzionato nel suo di video e voglio salutarla, ciao. E vi scriverò qua sotto questo video il suo link così potete andare a guardare i suoi video meravigliosi. Ciottolina si chiama, è fantastica, incredibile, ha dei capelli meravigliosi. Allora, oggi il tema di questo video è un profumo, un'idea. Vi farò vedere la collezione, la mia collezione di 13 profumi e l'idea che ho di ciascuno di questi prodotti. Comincio. Comincio. Allora, comincio con questo qua, Fame di Lady Gaga. Per me questo profumo è il profumo dell'amicizia. Quando utilizzo questo profumo sono convinta che le relazioni con le donne vanno tutte a buon fine, con la mia responsabile, con delle clienti, con delle donne a caso. Se utilizzo questo profumo e ho a che fare con loro, sono convinta che la relazione con loro vada sempre a buon fine. Quindi per me è il profumo dell'amicizia, è l'idea che ho di questo profumo qua. Il profumo del successo. Niente di meno che Tom Ford Noir Parfum. Per me questo qua è il profumo del successo. È come se quando utilizzo questo profumo tutto quello che deve succedere nella giornata va a buon fine. È quasi come se portasse fortuna a tutti i tuoi progetti. Non lo so. Ed è così. E quindi per me è il profumo del successo. Tom Ford Noir Parfum. Ci sono delle volte che vuoi essere notata, che ci sono delle volte in cui vorresti che nessuno ti vedesse, e invece ci sono delle volte che vorresti essere notata. Per me questo profumo ha questo superpotere. È notami, se vogliamo dirla come idea, insomma, la parola è notami. L'overdose. Red Kiss della Diesel. Per me questo profumo mi fa. Ho la sensazione che le persone mi notano quando sono in giro e utilizzo questo profumo, quando sto utilizzando questo profumo qua. È come se tutti mi guardassero e mi notassero. Questo qua. Questo è Sei più giovane. Fantasy. Fantasy di Britney Spears. Per me, io tendo a pensare che le persone quando io utilizzo questo profumo pensano che io sono più giovane rispetto alla mia età e quindi mi danno anche addirittura 10 anni in meno rispetto alla mia età, che beh, per me è fantastico, voglio dire, cioè nel senso stupendo. E quindi utilizzo questo profumo perché in qualche modo in quel giorno lì mi voglio sentire giovane e oltre a magari mettermi poco trucco utilizzo questo profumo e sembro più giovane. Non ti avrei dato i tuoi anni. E quindi questo qua è il profumo del superpotere della gioventù. Ecco, della gioventù, il profumo della gioventù. Britney Spears Fantasy. Questo qua invece è il profumo del io sono sexy e lo so. È l'idea che mi dà questo profumo, è come mi sento quando ho questo profumo addosso ed è Versace Yellow Diamond Intense. Per me questo profumo mi illumina e mi dà la sensazione di essere sexy e di essere consapevole di essere sexy. E quindi questa è l'idea che quando utilizzo questo profumo ho ed è lo utilizzo appunto quando voglio sentirmi sexy e donna e sensuale. Versace Yellow Diamond Intense. Poi vi farò vedere, questo qua sono convinto, cioè nel senso mi hai convinto più che altro. Manila Grace, per me questo profumo ha il superpotere di convincere le persone. Quando utilizzo questo profumo ho notato, o diciamo la cosa principale che ho notato, è che in qualche modo riesco a convincere le persone delle cose ed è fantastico avere un profumo che in qualche modo ti dà la possibilità di convincere qualcuno, devi chiudere un contratto, devi convincere qualcuno che la tua idea sia quella giusta, stai litigando col tuo ragazzo e devi convincere a fare la pace. Questo profumo qua, Manila Grace, Fleur Narcotique, per me mi hai convinto l'idea di questo profumo. Allora passo a quel profumo dove mi dà l'idea del. Come
Non so che, come descriverla lì. Vi posso più che un'idea, vi dico dove l'ho utilizzato e secondo me dove è successo. Questo qua, Ammo di Ferragamo. All'inizio avevo l'idea di una crema, per me questa era l'idea che mi dava, cioè sentivo una crema e sentivo Ammo di Ferragamo ed era la stessa cosa. Cioè, nel senso, avevo l'idea che il profumo che mi venisse a mente quando ho provato questo era quella di una crema. Tuttavia, adesso, indipendentemente da questa idea che mi fa venire in mente, cioè quella della crema, tendo a pensare che abbia un grande successo nelle fiere, quando sei in fiera, che devi parlare con le persone, che devi farti ricordare, che si devono ricordare di te, che devi avere successo nelle pubbliche relazioni. Per me questo profumo ha quella magia di creare delle buone pubbliche relazioni. Quindi ecco, lo chiamerò il profumo delle buone, delle pubbliche relazioni, Ammo di Ferragamo. Adesso questo qua è il profumo di sexy on the bed, al letto, ed è quello. Questo qua è La Nuit de Lancôme. Questo l'ho utilizzato anche di giorno. Sono sincera e lo utilizzo ogni tanto anche di giorno, però alla sera si chiama La Nuit, per me è magico, è proprio quasi come se in qualche modo sentisse che il mio ragazzo è più attirato di me, da me, quando utilizzo questo profumo è proprio attirato e in qualche modo, ma vi dico, ho la stessa sensazione con questo profumo qua. Questi due hanno quella sorta di superpotere su di lui, quando per esempio voglio che lui sia a cercarmi, quando siamo a letto, eccetera. Questo non so come chiamarlo, il profumo insomma, mi avete capito. Quella lì è l'idea. L'idea è che lui ti porti a letto. La Nuit de Lancôme. Ed è buonissimo, perché è buonissimo, è fantastico. Allora, questo qua è Voglio sentirmi spensierata, pomellato Nude Amber. Con questo qua è il solito profumo che utilizzo quando mi voglio sentire spensierata, quando non voglio dare una immagine prestabilita o non voglio dare questa non so che, utilizzo questo profumo qua, spensieratezza. Pomellato Nude Amber, che sa tanto di rosa caldo. Questo qua è spensieratezza. Poi, quando voglio ricordarmi della mia infanzia, quindi questa è l'idea che ho, e questo è Romeo Gigli. A me piace tantissimo questo profumo, è il profumo della rimembranza, di qualcosa che mi fa ricordare quando ero molto più giovane, e che mi fa ricordare la mia infanzia, mio papà, mia zia, cioè sorella di mio papà, i momenti passati con loro, ed specificamente questo profumo mi fa ricordare questo e lo utilizzo per questo, quindi è l'idea di questo profumo qua. Quindi è molto personale. Questa è quando mi voglio sentire professional, ma mi voglio sentire professional ma femminile. Non professional dura, ma professional femminile. Ed è Pure Stream della Maison Micalef. Allora, io vi dico, questo qua è il profumo che io ho sostituito a Narciso Rodriguez. Penso che Narciso Rodriguez sia molto sensuale, è la Eau de Parfum. C'è l'eau de toilette che è molto più caldo e forse piace di più a tante altre persone. A me piaceva un attimino di più quello di l'eau de parfum e mi dava la sensazione di professional, di femminile, di professional. Questo Pure Extreme di Michelet mi dà la stessa sensazione di femminile, professionale. Ed è stupendo, è meraviglioso, ha questi fiori bianchi che ti danno quella sensazione distinta ed è l'idea che ho di questo profumo, quindi distinta, professionale e femminile. Poi mi sento in, direi, lusso in paradiso o lusso su una nuvola. Questa è l'idea che ho di questo profumo qua. Il Lange in Gold della Maison Michelet. Io mi sento come se a un certo punto mi fosse seduta in una nuvola, sono lì, però una nuvola lussuosa e mi spapparanzo in quella nuvola lì. È così che mi sento, l'idea che mi dà questo profumo è un dolce che se devo compararlo a una dolcezza o comunque devo in qualche modo
dire che c'è un profumo simile a questo, direi che si assomiglia a Chopard, al cashmere di Chopard. Incredibile perché mi è stato detto, ma io non ero proprio convinta e sicura, e invece adesso che li ho provato si assomigliano, non sono uguali, ovvio, però si assomigliano. Infatti sulla pelle si evolvono tutte e due in maniera diversa, però si assomigliano, a primo spruzzo si assomigliano. Quello è vero, è vero, è vero. Però è l'idea che mi dà invece questo, cioè non so. Devo comprarmi il Chopard, lo farò prima o poi. Però l'idea che mi dà questo profumo è quella: nuvola di lusso, lusso in una nuvola. E poi con l'ultimo profumo, questo profumo per me è un profumo di cui provo un grande, grande, grande amore. E per me questo è il profumo, cioè non ho un'altra idea se no il profumo. Ed è l'Eau de Parfum. È la Eau Extraordinaire della Mugler, dell'Alien della Mugler, la versione Alien della Mugler, Eau Extraordinaire. Per me questo è il profumo, sono profumata. E dove mi voglio sentire profumata? È un profumo forte, perché è forte. Se voi esagerate con questo profumo, poi perde la magia, proprio per la sua preponderanza e il quanto è forte ed è agrumato. Però è un agrumato dolce perché contiene il DNA di Alien. Insomma, è un profumo tutto suo che per me è straordinario. E non avete idea quanto sia straordinario questo profumo per il mio naso. Però è l'idea che ho di questo profumo, è quella. Il profumo. Ora come ora, vi dico, vi ho fatto vedere tutti i miei profumi. E tutti i profumi che finirò prima di acquistarne altre, o almeno uno lo finisco prima di acquistarne altre. E spero vi sia piaciuta. E ditemi voi se siete d'accordo, se avete questi profumi, se siete d'accordo con l'idea di profumo di questi profumi, o se siete d'accordo con l'idea che io ho di quel profumo lì, o se avete visto un profumo che secondo voi ha un superpotere. E ditemelo, consigliatemelo, ditemi, ok, quando uso questo profumo succede questo, questo, quest'altro. Raccontatemi questa cosa, io sono curiosissima. Ci sentiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!